preparata la tisana fit tea, il tè fit berry che adoro tantissimo, questo qua che praticamente vi ho fatto vedere già altre volte, tiene tutti i pezzetti di erba, di frutta dentro, è buonissimo e diventa tutto rosso, così arancione, troppo troppo carino, lo adoro. Ragazzi, io mi sono rimessa nel letto, cioè praticamente non ho neanche aperto le finestre perché veramente non ho alcuna voglia di alzarmi, no, è che fa freddissimo, quando fa freddo io odio il freddo. Comunque adoro questa tisana, poi particolarmente in questo periodo dell'anno, quindi proprio nelle feste, io prima, dopo, ma anche durante, bevo ancora di più tisane praticamente perché mangiando di più praticamente è più bisogno di depurarti, di andare in bagno, di fare pipì, perché ovviamente va bene gli sgarri, va bene comunque mangiare, però comunque le tisane ci aiutano a eliminare liquidi in eccesso, ad eliminare tutta la ritenzione idrica, perché comunque mangiando cose non proprio sane si accumula il gonfiore liquidi nel corpo, e quindi così io proprio in questo periodo ne bevo due al giorno fisso, la mattina e il pomeriggio, tipo dopo il pranzo, il cenone, queste cose qua, per digerire e per depurarmi. Mi raccomando, se comprate sul sito FitTea, utilizzate il mio codice sconto che è Carlita10 sul sito, così avrete lo sconto al momento dell'acquisto, e comunque vi lascio il link nel box informazioni e anche il codice sconto, e è buonissimo. Poi in tante l'avete comprato e vi è piaciuto, quindi mi fa piacere questa cosa, è il mio preferito in assoluto. E stavo pensando poi a cosa mangiare, perché non so voi, ma io la prima cosa che penso appena mi sveglio è il mangiare, perché comunque andando in palestra e facendo comunque, sapete, un'alimentazione sana e precisa, devo comunque sapere, cioè la mattina mi sveglio e mi organizzo mentalmente tutti i miei pasti, e poi se devo scendere eccetera, ancora peggio, perché mi devo organizzare gli spuntini, quindi preparare gli spuntini e metterli nei contenitori e portateli dietro, cioè non sono una persona che arrivo all'orario di pranzo e dico ah ok, mangio il tramezzino, mi compro un panino, no. Quindi devo mangiare tutte le mie cose, il mio riso, la mia pasta, il mio pollo, perché comunque sapete che faccio un'alimentazione specifica per la palestra eccetera. Mangio molto, non posso mangiare tipo a pranzo un'insalata, così, no, devo mangiare tutte le cose mie, quantitativi belli grandi. E invece per il periodo di Natale voi come pensate di fare? Io vi dico come penso di fare io, cioè di mangiare tutto, di non fregarmene niente, cioè però solo i giorni quelli là festivi, cioè io il 24, il 25, il 26... Non mi riconoscerete quando mi vedrete, perché io mangerò di tutto, qualsiasi cosa, non guarderò in faccia a nulla, non mi farò mancare nulla, perché comunque Natale viene una volta all'anno e quindi mangerò soprattutto i dolci, ma proprio soprattutto il panettone, il pandoro. Per esempio, persone già stanno mangiando il panettone da un mese, io invece il panettone ancora non l'ho toccato, però 24, 25, 26 mangerò quantità industriali di panettone, pandoro, mangerò tutti i dolci che si mangiano, mangerò tutto. Quindi poi magari vedrete, vi farò casomai un piccolo video, vi farò vedere, e perché comunque ragazze Natale viene una volta all'anno, quindi sentitevi libere di godere della compagnia dei vostri familiari, dei vostri amici, e di mangiare qualsiasi cosa. Poi il 27, quindi dopo le feste, per me ritorna tutto come prima, ritorno a mangiare tutte le mie cose, la palestra e tutto, e poi le tisane, tante 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 tisane. Buongiorno ragazze e benvenute in questo nuovo vlog. Ciao ragazze, come state? Oggi c'è una bellissima giornata qua a Napoli, anche se comunque fa freddo, però c'è un sole. Grazie sole, grazie di esistere e grazie per darci tanta luce e per illuminarci le giornate. Che bello ragazze. Allora, praticamente già so che ve lo chiederete, sulle labbra un rossettino è quello di Essence che vi ho fatto vedere nel video che è andato online ieri, quindi lo trovate sul canale, ho fatto un video a Hul. Scusate, ho ancora i postumi della tosse. Comunque, se una gente bella natalizia con questi orecchini rossi. Comunque, oggi dobbiamo uscire per andare a comprare gli ultimi regali, le ultime cose. Guardate qua che ho preparato, vi faccio vedere. Guardate, due belle pentolone. Allora, ho fatto riso,
qua con broccoli e tunno per me e per mia sorella, perché staremo fuori e ci dobbiamo portare un pranzo, qualcosa da mangiare. Quindi ho fatto riso basmati col broccoli, ho unito e poi ci ho messo anche il tunno, quindi è completo, ci sta proteine, carboidrati, tutto. Una ciotolona è mia e una ciotolona è sua, e mo devo trovare dei contenitori così grandi, ma che non esistono, quindi non so se portarlo in questa ciotolona. Poi adesso devo aggiungere, adesso ci aggiungo l'olio, il sale, un po' di limone e a me ovviamente anche il peperoncino. Comunque è buonissima l'accoppiata broccoli e tunno. È vero, mamma? Chi ce lo vuoi anche tu? So che vi può sembrare sano, ma provatelo anche con la pasta. Broccoli e tunno a me piace tantissimo. Cici, vanno sempre abbinate le proteine e le verdure. Beh, non ci... Ragazze, la novità delle novità. Ta-ta! Guardate, notate qualcosa di diverso? Che c'è, amore? Vuoi la fava, il riso? Ta-da! Vi ricordate qua c'era un tavolino bruttissimo? Ti ricordi tua mamma? Praticamente finalmente è avvenuto quel cambiamento che doveva avvenire. Guardate la cucina come è diventata carina. Cioè adesso mi sono fatta aggiungere questo pezzo di mobile uguale alla cucina con il top, eccetera. E praticamente qua cioè, mi hanno messo questa parte che stava qua sotto coi cassetti, me l'hanno spostato qua e mi hanno aggiunto questa porta dove appunto ho potuto mettere delle pentole, altre cose dentro. E qua tutto questo perché qua mi sono fatta montare la lavastoviglie. Finalmente, evviva! Ho una lavastoviglie, non dovrò fare più piatti. E qua mi hanno aggiunto questo cassettone che devo ancora riempire, non so cosa metterci, datemi dei consigli. E che bello, non vedo l'ora di usarla. E qua sopra ci ho messo questo, non piace, però è l'antenna della TV e non so come fare. Comunque ci ho messo questo cestino con le tazze, quelle che mi avevano regalato di Aya Mamai per aver speso tanti soldi. E poi questo bel cesto pieno di arance e mandarini, che sapete che mia mamma mi dà sempre le arance e mandarini dell'orto. E poi qua delle bottiglie, delle cose super shabby. Comunque è venuto troppo carino, ditemi la verità. Amore, anche tu sei shabby, non è bellissimo? Adesso è venuta proprio bella. Quindi adesso la mia cucina. Casomai vi devo fare un nuovo video tour della mia cucina, così faccio vedere come ho sistemato, come sistemo il tutto. Comunque, ragazzi, io vi devo far vedere una cosa bellissima che voi ancora non avete visto. È vero, mamma? Ancora non hanno visto. Guardate com'è bello. Guardate che bello il mio albero di Natale. Guardate. Non è bellissimo, ragazze? È stupendo! Come è più bello di quello dell'anno scorso, è vero? Non trovate? È proprio più bello, è bellissimo. Con tutte queste decorazioni blu e argentate, un po' blu e un po' argentate, anche un po' bianche. Comunque è troppo bello, ragazze! Addossate, state, ne scappate! No, comunque, la verità è questa qua, è che... Poi viene in mente una frase che avevo letto tipo su Instagram che diceva così, precisamente così: credo che mi fidanzerò col mio albero di Natale perché è l'unico che ha le palle. Cioè, a ridere così. E poi mi sono messa a ridere, poi mi è venuto l'istinto di piangere perché ho pensato: wow, io neanche l'albero tengo, sono rovinata proprio. Vabbè, fantastico, l'esasperazione più totale. Però la verità è questa qua, che io ci avevo anche pensato a fare l'albero, devo dire la verità, un istinto così di fare l'albero ci avevo pensato, ma mi rompo troppo, ecco le palle, parlando sempre di palle, a parte mi rompo troppo le scatole, poi la sporcizia a terra, ormai c'è Natale, già è finito, altro po' si deve togliere, cosa lo faccio a fare? Quindi alla fine ho detto vabbè, da retta. Però è vero, questo è il più bell'albero di Natale della mia vita, perché... Molto è una metafora con la vita, perché molto spesso le cose più belle sono quelle che non avete fatto. Ci pensate a sta cosa? E per cui avete dei rimpianti. Io già so che rimpiangerò questa cosa. La rimpiangerò perché non bisogna non fare cose, bisogna farle, se no si hanno rimpianti. È così, ragazze. È così, è dannatamente così. Albero, dove sei? Sposami! Sì, mo ti do la pappa. Ecco qua. Indovinate qual è il mio? Quello con 8 kg di tabasco. Ho preparato queste belle ciotoline e con i cucchiai porterò anche qualche bustina di salsa di soia, perché non so, mia sorella se lo vuole, e così se magari è un po' insipido, scipito, mettiamo anche la salsa di soia. Yummy, questo va, viene col coperchio.
Eccomi ragazzi, ho messo anche il cappotto e sono pronta per uscire. Yeah, non vedo l'ora, che bello. Se belle giornate, mi porto anche la pupi, andiamo mamma, andiamo. Andiamo mamma mia, andiamo. Ho portato anche Pupi che sta qua a fianco a me e è una giornata pazzesca, cioè c'è un sole incredibile, a Napoli stanno tipo 20 gradi, sta facendo un tempo veramente bellissimo e speriamo che sarà sempre così, perché veramente il sole ti cambia, cioè ti fa sentire proprio in un altro modo e quindi è stupendo. Quindi oggi ci prendiamo una giornata libera tutta per noi. Eccoci! Siamo arrivati a Via Roma. Comunque mi sto cercando di freddo perché... Via Toledo. Via Toledo. Praticamente ho avuto la brillante idea di non portarmi la sciarpa proprio oggi, che comunque dobbiamo camminare. Quindi ora ci dobbiamo comprare la sciarpa. Sì, ho detto, allora compriamo la sciarpa. Ho detto, ma anche quanti? Vabbè, compriamoci un completo di sciarpa e guanti. Facciamoci un bel autoregalo di natalizio. Comunque è bellissimo l'aria che si respira a Napoli. È bellissimo, non lo smog, però no. C'è un'area natalizia troppo bella, poi faccio vedere. Guarda le bancarelle, è pieno di bancarelle, che bello, è pieno di gente, non c'è la cosa più bella, ecco, quindi è Via Roma. Aspetta, gira la telecamera, vai, gira la telecamera, Mediaset. E ora faccio pure il vlog sul mio canale, quindi stavo arrivare su che in contemporaneo ci sarà anche. Andate a vedere, sì, però sì. Ovviamente Nancy farà vedere la sua giornata e dal suo punto di vista. Sì. Quindi tutta un'altra cosa, andate a vedere anche il vlog di Nancy e poi fatevi sapere qual è più bello. Sì, comunque se te facciamo vedere queste verdine. Pizze, cose bellissime. Oh, cose leggere, allora, panzarotti, frittatine, pizza, scarola, giusto, insomma tutte cose molto molto leggere. Ah, questo è buonissimo, la pizza fritta. Ma la vuoi finire? Con giusto le patatine. Madonna, guarda, questa è la mia preferita. Io tra tutte queste cose sceglierei questa. Ma poi finì questa pizza? E questa? No, vabbè. Cioè, tremenda, guarda. Eccola, sta bloccando anche lei. Blog. Comunque la cosa più bella di tutte. No, la cosa più bella di tutte è il fatto che alla fine. Come fai a mangiare sano, a fare la dieta? Cioè qua a Napoli con tutte queste cose che ci sono, cioè veramente tutta questa frittura, ho detto come si fa a mangiare sano con tutte le stesse cose? A proposito di mangiare, noi abbiamo mangiato il riso con i broccoli, il tonno. Stiamo scoppiando. E ci siamo portati anche lo spuntino, siamo bravissimi. Pure lo spuntino? Certo, in prospettiva del Natale noi mangiamo molto bene. Poi a Natale ci scassammo proprio, cioè ci male. A Natale mangiamo tutto, panettone, pandoro, pizza. Cioè, la gente che ci vede, a noi che camminiamo tutte così, no? Dice, non una, due, non due una, scene. Due, vabbè. Poca gente, devo dire, pochissima gente a Napoli, fantastico, io amo la mia città. Comunque mi sono comprata questa sciarpina, come? Ho salutato una ragazza, comunque mi sono comprata questa sciarpa che è color prugna, ma nella videocamera sembra viola, e la sono messa da camomilla, l'ho comprata. Nancy, con chi messaggi? No, sto cercando un negozio. Sta cercando un negozio sul telefono, vabbè, fantastico. Ah, che bella Napoli! Io amo la mia città. È super affollato, ma è bellissimo camminare qua a Natale. Fantastico, ci vengo sempre.
Quest'altra via pure bella, via Chiaia. Leopoldo, lo compriamo sto panettone? Eglia, compriamo il panettone. Eglia, abbiamo fatto merenda nel frattempo e poi compriamo il panettone. Sì, sì, no, quante cose, quante belle cose. Come fa, si fa a resistere pizze fritte, panettone, gelati, sfogliatella? Struffoli, mustaccioli, quelli a cioccolato, buonissimi. Il panico. Però si comprano loro. Rompente praticamente mentre che lo provava era così, a lei ha fatto un po' scoppiato di tanto le senza voi. Comunque carino, dai, facciamocelo prendere. Gianna, a me piace, ma mi sa che lo rompo anche io, perché almeno si vede qualcosa, è troppo bello. Io sono stilista, cioè, capito? Cioè, ho fatto un nuovo modello di vestito. È più bello così, lo devo rompere anche io. Però io lo volevo bordeaux. Allora io adesso scriverò il desiderio sull'albero. Mi raccomando, quest'anno fisico asciutto. È un conto corrente massimo. Madonna, le cose banali proprio. Segreta, non lo voglio far leggere a nessuno. Si può fare segreta? Certo. Okay. Ah no, chiudila, allora la chiudo. Ok, ora la faccio. Stai scrivendo il biglietto? Ah, non lo voglio far leggere. Da ma poi con cosa lo stai scrivendo? Sto scrivendo sullo scontrino della farmacia con un rossetto. Ma no, pessima. Vabbè, segreto, ragazze. No, il segreto non si può sapere. Desideri di Carlita. Non ti preoccupare, non si vede, mamma mia. Mi sta arrampicando per metterlo. Con quale agilità? Lo metto vicino a qui. Faccio vedere dove lo stai mettendo, se no vengono a leggerlo. Brava, wow, ti sei arrampicata. Palestra, mi sto allenando. Ragazze, come sono davanti al computer nella mia stanza, come al solito, per concludere la mia giornata montando questo vlog in modo che lo possiate vedere domani, che per voi è oggi, vabbè. Comunque, giornata fantastica, sono stata da Dio benissimo con mia sorella, che veramente la amo con tutto il mio cuore. Cioè, veramente io e mia sorella, quando stiamo assieme, perdiamo la cognizione del tempo, stiamo bene, ma non volevamo tornare più. Abbiamo camminato per tipo 5 ore e non volevamo tornare, e entrambe dicevamo questa cosa, diciamo, come stiamo bene, senza cellulare, senza nessuno, senza problemi, senza, camminavamo solo per strada a respirare questa atmosfera natalizia, a vedere, a fare. E io e lei diciamo, ma che bello, come stiamo bene, no, non torniamo, camminiamo ancora un po', era troppo bello. E quando ci siamo sedute sulle scale, andate a vedere anche il vlog di Nancy, no? Perché anche lei ha vloggato e ha fatto un vlog anche lei di questa giornata, ovviamente dal suo punto di vista, con tante altre cose. E lei ha registrato la parte che praticamente stavamo sulle scale in piazza Plebiscito. Ci siamo guardate, ci siamo messi a dire, abbiamo detto praticamente la stessa cosa. Cioè, del fatto di come ci completiamo e di come non ci siano altre persone al mondo che, con cui abbiamo questa sintonia e questa affinità che è profonda. Cioè, perché in effetti quando io e mia sorella stiamo assieme non è come, non sembra di stare con un'altra persona, a me sembra di stare con una continuità di me stessa, non so spiegarvi. Ed ecco perché anche a volte, ad esempio nei vlog, alcune persone scrivono, e questa è una cosa che mi dispiace molto, scrivono, ah ma tu copi Carlita, fai tutte le cose che fa lei. Ma non è, anche io faccio le cose che fa mia sorella, è semplicemente il fatto che noi siamo abbiamo praticamente quasi la stessa persona, quindi è normale che abbiamo gli stessi gusti, facciamo le stesse cose e siamo così tanto bene assieme, proprio perché molto spesso non siamo due persone separate, ma siamo un'unica persona. Non so spiegarvi, è difficile spiegarvi, però io quando sto con lei
Non mi sento così con nessun'altra persona al mondo, ma mai, perché comunque cioè, sto proprio bene. Invece con altre persone, magari tipo per esempio, non lo so, dopo un'ora mi rompo le palle, ah, vattene, mi scocciato, no, vabbè. Però mi inizio ad avere bisogno dei miei spazi. Invece con mia sorella potrei stare anche un giorno intero assieme e non, cioè io capisco lei, lei capisce me, comunque bellissimo, quindi è stata una giornata fantastica. Vi auguro buonanotte, spero che questo vlog vi sia piaciuto, mi raccomando lasciatemi un like se vi è piaciuto. E buon Natale a tutti, tutti, buoni e cattivi, tutti. Mando un bacio grande, ciao.